Quella di martedì è stata una giornata importante per ciò che riguarda la vertenza delle Sant'Anna Hospital di Catanzaro. Con una delibera la commissione straordinaria dell'ASPA infatti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al mantenimento dei requisiti di accreditamento della clinica. Nella delibera l'ASPA ha specificato che il parere favorevole al mantenimento dell'accreditamento è subordinato alle verifiche da parte degli organi tecnici competenti della stessa azienda e della regione dell'effettiva attuazione delle prescrizioni disposte a carico del Sant'Anna. La notizia non ha però allentato il presidio di lavoratori e sindacati ancora in prima linea per mantenere alta l'attenzione sulla vertenza. Siamo felici che l'ASPA abbia risposto in maniera celere, hanno rimarcato al microfono di RTC. Ma il tempo è un fattore essenziale, bisogna fare in fretta. Più che atti formali occorre capire che in una situazione straordinaria come questa occorrono interventi straordinari. Noi saremo qui fino a quando i lavoratori non potranno tornare concretamente alle proprie attività. Rimanete qui in cittadella fino a quando non ci saranno atti concreti e soprattutto ho auspicato un incontro con il commissario Longo. Beh sì, ieri c'è stato un atto sostanzialmente importante che è la delibera della triade commissariale dell'ASPE che ha detto che comunque si può valutare la possibilità dell'accreditamento. Noi siamo convinti che quell'atto possa aprire una discussione nuova intorno al Sant'Anna. C'è di fatto però che al di là degli atti burocratici che si mettono in atto, c'è bisogno di capire esattamente però quando i lavoratori ricominciano l'attività, quando quel servizio sarà riaperto, perché ad oggi quel servizio continua a rimanere chiuso, e quando i lavoratori possono ritornare tranquillamente al lavoro, dedicando il tempo, piuttosto che stare qui in regione a fare i presidi, dedicando il tempo ai pazienti della Calabria che hanno bisogno delle loro cure e delle loro attività. La regione deve attivarsi perché la questione del Sant'Anna va risolta nel più breve tempo possibile. Il tempo non è un fattore indipendente. È un fattore determinante in questa vicenda. È quel fattore che può determinare che un'azienda che offre un servizio di eccellenza possa rimanere aperta e possa continuare a dare lavoro e assistenza ai lavoratori e ai pazienti calabresi. Il tempo potrebbe determinare che quella è un'azienda che a poco si dissolva e possa perdere la Calabria un servizio di eccellenza. Certo, siamo qua anche stamattina sotto la pioggia. Continueremo su quella che voglio dire è stata l'impostazione che abbiamo dato e stiamo dando in questi giorni. Naturalmente con quelle risposte che ci devono essere date ai lavoratori per la ripresa dell'attività lavorativa.